Ok, mi sembra che possa andare. Dai, proviamo sta transizione. Ciao, ciao a tutti. Prova, prova, sembra funzionare, vero? Benvenuti, benvenuti. Da quanto tempo, vero? Da parecchio. Oh, Vit, da quanto? E invece sì, posso andare in live mentre studi, mi dispiace, ti tocca. Benvenuti a tutti, coloro che magari sono qua per la prima volta e benvenuti anche di nuovo a quelli che da un po' che non passavano, tipo me, che era da un anno che non ero qua. Ricordati di bere, sì, sto bevendo ora. È il momento storico. Beh, adesso, momento storico è una parolona, però sì, questo qua è effettivamente il primo episodio sulla hardcore dopo che sono tornato. Metterai il download del mondo? Sì, una volta che lasceremo questo villaggio, cioè non è che lo lasceremo, che partiremo per nuove avventure, metterò il download del mondo. Comunque mi confermate che bene o male si riesce a godere la live, non scatta particolarmente. E grazie per il sub, Fede. Buongiorno da vicino al tuo vecchio posto di lavoro. Io direi che partiamo. Vi faccio fare un piccolo tour che è un po' un tour un po' più nel dettaglio di quello che ho fatto nel video. E poi iniziamo effettivamente a lavoricchiare verso le 15. Quindi tra letteralmente 2 minuti, però. Ok, scusate, eccoci qua. Dunque, questa qua è la mappa, attuale villaggio. Il più grande problema, che ci crediate o no, è decorare questa zona. Che è quella dell'accademia, assolutamente. Lo sto trovando un lavoro abbastanza complesso perché non si può standardizzare una decorazione, deve essere fatta tanto nel dettaglio. Quindi oggi penso che ci concentreremo o su finire questa parte qua o su finire questa parte qua. In base a come andiamo, magari le possiamo finire entrambe. So che dovrei fare probabilmente qualcosa per un alchimista, quindi potremmo farlo oggi. Dunque, noi in questo momento ci troviamo qua. La casa del cartografo, mettiamola così. Questa qua dovrebbe essere la stalla. Questa è la fucina barra fabbro. Qua ci dovrebbe essere una casa, forse un paio di case se ricordo bene. Il magazzino, la serra, la casa iniziale, che è stata praticamente il nostro spawn. Questa qua che è una casa puramente estetica, l'accademia, casa, torre di incantamento. Mulino, e poi ci sono tutti i 100.000 campi coltivati. E qua c'è una torre d'avvistamento, così come questa. Dunque, dunque, dunque. Chi è? Chi va là? Chi sei? Ah, Dark Fox, grazie per il sub, gentilissimo, benvenuto. È già tanto che mi ricordi, sinceramente, dov'è che va tutto, Ad essere onesti. Ah, per il resto abbiamo l'equipaggiamento giusto, direi. Yes. Proviamo a fare così, per quanto... Scusate un attimo, mi sono reso conto ora che la chat è a cazzo di cane. Cioè, è spostata proprio nella parte sbagliata. Perfetto. Scusate. Adesso prendo giusto un po' di materiali per fare mente locale. Ok? Poi vediamo cosa utilizzare. Stone non ne voglio. Prima di sfondare tutto, andiamo a prendere un po' di legno. Gnion. Oh, preciso, perfetto, atterraggio. Con l'aggiornamento parlate di Minecraft, quelli che mi sono perso dalla 1.17. Cioè, conosco a grandi linee che c'è stato quello della palude sostanzialmente. Quindi hanno aggiunto le mangrovie, dei mob in più, la barca con la cesta e cose del genere. Però per il resto mi sono perso un po' tutto. Lo stile che ho tenuto da ste parti è bene o male sempre quello. Quindi non mi preoccupo tanto su come fare le case. Però devono essere a schiera. Quindi sarà una casa, una subito a fianco, e i tetti probabilmente saranno uno attaccato all'altro. Potrebbe essere una piccola sfida, ora che ci penso. Oddio, lavoriamo davvero nel piccolo, eh. Lavoriamo davvero nel piccolo. Possiamo farne una che è alta magari 2 piani, che però ha, come dire, tipo quello. Immaginatevi questo, non so, questa estensione qua, laterale. E poi invece 2 piani di qua. Quindi. Beh, perfetto. Ho già finito il legno. Bene, ragazzi, finisce qua. Abbiamo finito il legno. Ecco, un'altra cosa. Il Warden. Mai visto, raga. Mai visto. Mai. Proprio mai. E sta cosa, vi giuro, me ne vergogno. Perché è uscito da un po' e non l'ho mai visto ancora. È assurdo. E adesso, ora che ci penso però, il tetto... Come dovrà essere? Spiovente in avanti, spiovente laterale. Dovrebbe essere spiovente in avanti se le vogliamo fare a schiera. Sì, assolutamente.
Più avanti in avanti però verrebbe uno stile molto diverso da quello che abbiamo fatto per ora. Cioè fino ad ora. Che verrebbe... E noi abbiamo sempre fatto così. Vabbè. Sapete che ci frega. Cambiamo un po'. Ok, facciamo subito il pavimento. Vedete, i piani cambiano così, improvvisiamo. Va bene. Cosa costruisco? Allora, prima di tutto, ciao a tutti. Se mi sono perso qualcuno che è entrato da poco. Sto facendo una serie di case a schiera di qua per riempire questa parte. E poi ci spostiamo in quella zona di là. Dall'altra parte. Ho puntato verso il nulla praticamente. Però intendevo laggiù. Ecco, da qua si vede. E lì invece faremo tipo una torre d'alchimia. Vediamo un po'. Vi dirò, la finestra decentrata ci permette poi di utilizzare anche meglio questo spazio. Se tipo voglio fare, che ne so, un camino che fa angolo. Non c'è abbastanza spazio per farlo qua. Però volessi fare un camino che fa angolo, posso farlo qua. Proprio perché ho messo la finestra decentrata. E dato che siamo nella parte che dà sul muro di qua, non ha senso metterci una finestra invece. Vi dirò, adesso è da un po' che sto utilizzando questo stile qua, quindi ci sta finché siamo in questa zona, perché oggettivamente le case sono fatte più o meno tutte così. Proprio avanti vorrei effettivamente esplorare qualche stile un po' diverso. È vietato tagliare alberi naturali senza ripiantarli ed esaurire dei depositi minerari in superficie per evitare di rendere povera e desolata la superficie. La adoro, mi piace tantissimo. E ti dirò, ci potrebbe essere anche un risvolto molto bello nella parte di decorazione, praticamente fare dei depositi di minerali in superficie. Sarebbe molto bello. Assolutamente. E chiedo ad uno dei sub che è disponibile a chat su Discord di scriverla, per favore. Di scrivere questa regola, così non me la perdo. Ok, comunque, questa qua è la casa. Piccola, ma adesso la arrediamo. Fatemela vedere un attimo da un altro punto di vista. Sì, dai, ci può stare. Mo' le facciamo a schiera. Le facciamo una a fianco all'altra, anche se il tetto così non lo permetterebbe. E nel mezzo ci mettiamo dei viottoli. Ciao, emergency. Vediamo qua com'è. No, pure qua. Che stai scherzando? Già meglio, sì. Andiamo a dormire, rapidissimi. Muy rapido. Vediamo XCOM 2. No, negativo, passo. XCOM 2 no. Potremmo farlo che dà leggermente verso l'esterno. Perché ora che ci penso, qua non è che abbiamo fatto tanti secondi piani, eh. Anzi, non abbiamo fatti proprio. Sì, ci ho messo sti piccoli rialzamenti, ma niente di più. Potremmo fare una cosa del genere, cioè che viene sostenuto praticamente. Ah no, l'ho fatto un secondo piano. Di qua. Eccolo là. E la parte sotto è in pietra e quella sopra è in legno. Yes. Immaginate che bella se questa casa avesse il tetto a spiovente solo da una parte. No, assolutamente no. Sarebbe totalmente fuori luogo con lo stile del resto del villaggio. Se vi chiedete perché ho lasciato questo buco qua, è perché forse potrei metterci una cosa simile a quella. Che bella! Mi piace assolutamente. Sì, è ancora da finire, però mi piace. Poi guardate quella finestra lì. Carino. Bello, perché continuo a dire, questo mi serve per fare questo. Se non ci fosse l'aiuto del video, letteralmente... Togli il video un attimo, non si capisce un cazzo. Di quello che sto facendo non si capirebbe niente. Ok, dobbiamo fare gli interni adesso. Esatto. Però prima preferirei fare il giardino. Preferisco fare prima il giardino perché... è un po' più semplice, cioè ce lo togliamo subito e via. E questa sarà tutta la parte coltivata. Qua invece ci possiamo mettere tranquillamente qualcosa di estetico. Tipo una crafting table. No, scusate, utilizziamo questo. Ok. Poi vediamo probabilmente dei barili. Un composter, assolutamente. Barili, dicevamo. Barili metteremo anche dentro. Quindi facciamo composter, crafting table, poi mettiamo coarse dirt, benissimo, cariola. Poi mettiamo un barile così,
Ci possiamo mettere... Ci starebbero bene dei campfire, però mi serve il carbone, lo vado a prendere. Benissimo. Mi stavo prendendo un attimo un colpo perché sentivo un rumore di cose che andavano a fuoco. Facciamo anche una cassa. Benissimo, mi piace, mi piace. Ok, ora. Adesso ci tocca fare un po' di avanti e indietro per prendere svariati materiali, Magari mettiamo un vaso qua, no? Perché dà fastidio quando entri. Anche se faccio così, vero? No, però qua ci sta così il vaso. Sì, devo ricordare di prenderlo poi. Ora, piano di sopra. Se qua ci mettiamo la camera da letto. Ok, ancora non si modifica. No, no, ma mi va bene. Perché mi dà la possibilità di fare effettivamente quello che volevo. Cioè utilizzare i loom. E i telai. Dovrebbe essere, teoricamente. Non in questa direzione, ma nell'altra. Quindi così. Perfetto. Perfetto. Yes, mi piace, carino. Poi qua ci metteremo un vaso o qualcosa del genere. E anche sto piano è arredato. Qua ci sarebbe un quadro. Va bene. Qua sopra per ora lo possiamo lasciare così. Sì, sicuramente ci possiamo mettere delle casse, ci possiamo mettere dei barili. Assolutamente. Benissimo. Per adesso lo lasciamo così, ragazzi. Poi in realtà potremmo metterci quello che vogliamo. Ne so, questi potrebbero essere dei tavolini dove mettere dei banchi da lavoro. Ce n'è di cose. La cosa più importante però è l'illuminazione. Se no qua dentro ci spawnano i parti proprio. Ok, bene. E quindi una delle due case è fatta. Senza illuminazione qua sotto, voglio vedere dove andiamo. Ecco qua. Oh, va bene. Mi devo ricordare di metterci il vaso. Però questa qua è fatta. Finiamo con l'altra. Ragnatele nella mansarda, bello. 10 barili, va benissimo. Sì, magari se me li metti bene, grazie. E li facciamo sostenuti praticamente in questo modo. Ci starebbero bene delle trapdoor. Peccato che ho finito il legno. Frase sponsor di oggi: peccato che ho finito il legno. Oh yes, mi piace. Mettiamo una trave e le lanterne. Perfetto. Poi come al solito angolo cottura. Poi vediamo, dobbiamo mettere, come abbiamo fatto dall'altra parte, una mola. E a sto punto mettiamo anche una grindstone. Che è la stessa cosa, volevo dire, mettiamo una, aiuto, uno stone cutter. Bene. Quindi abbiamo lo stoccaggio sopra, qua c'è una piccola parte di lavoro e lì c'è la parte abitativa. Fantastico. Ora, secondo le regole che noi ci siamo dati, questa qua non la possiamo utilizzare, quindi noi teoricamente non la potremmo utilizzare. Poi in realtà vedremo. Qua poi farò, penso off camera a sto punto, un piccolo albero un albero custom che si dà nel mezzo praticamente, magari che cade un po' verso sopra la casa. Forse anche qua ci starebbe bene un albero, che fa tipo ad angolo qua. Sì. Dunque allora, per la prossima volta, adesso faccio il pennone che me lo stavo dimenticando. Per la prossima volta lavoreremo di qua e poi per concludere ci mancherebbe soltanto l'accademia. Yes, ma anche se l'accademia mi sembra qualcosa di un po' complesso da fare da in live. Ah no, non è detto. No, appunto, non è detto. Che dite, andiamo ad aggiornare la mappa prima di salutarci? Così vediamo un po' com'è venuta. Praticamente questa qua è la zona che abbiamo riempito adesso. Andiamo di aggiornarla. Bello, mi piace. Si vede assolutamente la mancanza di quell'albero che vi dicevo, però mi piace. E anche questo piccolo angoletto ce lo siamo fatti. No, Brasile, ragazzi, Brasile non esiste più. Non esiste più. Per quanto ne sapete, Brasile non esiste più, ok? Non posso farvi vedere Brasile. Sto andando a farvi vedere Brasile.
Oh mio Dio! Quanti siete? Ce n'è troppi, raga, ce n'è troppi! Aziel. Va bene, va bene. Oh, ragazzi. È stato parecchio divertente. Facciamo ancora una panoramica proprio al volo. Beh, sì. Carino, dai, carino. Ci sta anche bene la casa, secondo me. Ci sta anche bene la casa. Ci ficchiamo un attimo qua. Magari togliamo, ecco. Impalcatura. Vieni qua. Ci infiliamo un attimo lassù. Lo guardiamo per bene dall'alto. Chiaramente non farò mica la copertina per il video, assolutamente, no, no. Sì, mi piace. Molto bello. Si vede la casa grande che staglia tantissimo e poi la casetta lì piccolina. Mi piace perché è tutto bello connesso, eh. Secondo me ci sta bene, assolutamente. Oh, gente, io mi sono divertito. È stato bello, soprattutto è bello sapere che la live funziona. Perché a quanto pare, se ho capito bene, non ci sono problemi di performance, il che è un'ottima cosa. Dunque, io termino qua. Grazie mille a tutti, davvero mi ha fatto tantissimo piacere. Prima di tutto il supporto è stato fantastico oggi, tra beat, sub e follow siete stati fantastici. Parlo anche per quelli che magari poi vedranno il video in realtà, perché magari non ci sono più in live. Grazie mille a tutti, io direi che termino qua per oggi, ok? Fate i bravi e ci sentiamo su Discord e nelle prossime live. Ciao a tutti!